Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Oggi sono un po' moscetta perché comunque in una mattinata sono già successe un po' di cose, sono un po' stanca. Cosa positiva, cominciamo con la cosa positiva. Ieri mi hanno tolto i drenaggi alla medicazione. E vi giuro, mi sono venute le lacrime agli occhi dalla commozione quando mi ha detto che me li avrebbe tolti, perché sono stata una settimana con queste zavorre attaccate al corpo che, cioè, muoversi anche in casa era veramente complicato, senza, cioè, perché ti viene da spostarti, invece ti devi sempre ricordare di portarti dietro sta roba. Fisicamente non sto un fiore perché comunque il tipo di operazione che ho fatto è un'operazione dolorosina, ho dolori, molte parti del corpo sono ancora intormentite, ma si stanno riconnettendo col cervello e arrivano comunque sensazioni dolorose. In più ho le mie contratture di base che si vanno a sommare, quindi no, non è facile, ragazzi. Poi stamani sono stata a casa della mamma con una cara amica di famiglia che purtroppo era in Albania quando la mamma è morta e quindi è tornata adesso per qualche giorno, ci siamo riviste stamani dopo tanti mesi e la vedeva quasi come una seconda mamma, la mia mamma, quindi insomma ho voluto regalarle delle cose. È stato carino darle oggetti della mamma, tazzine, bicchieri, anche perché noi ne abbiamo tantissimi, quindi qualcosa ho ottenuto, lo sapete, ma molto ho regalato. E mi ha fatto piacere che lei avesse queste cose e poi insomma è stata carinissima. A un certo punto mi ha chiesto se le davo una foto della mamma di quelle attaccate e lì veramente sono crollata perché il fatto che abbia voluto una foto da attaccare in casa, cioè insomma vabbè, così chiudiamo la parentesi aggiornamenti sulla mia vita personale e passiamo all'unboxing. Allora, questo è quasi sicuramente, anche se non l'ho letto, ma insomma, aspettate che devo aprire piano perché ci sono dei movimenti che mi fa proprio dolore a farli, quindi devo stare attenta a come mi muovo. Aiuto, insomma, dicevo, sicuramente sono i prodotti di YesStyle che stavo aspettando, sono cose che ho ordinato prima di andarmi ad operare. Poi non si dice mi sono operata, cioè è ovvio che non mi sono operata da sola, mi hanno operato dei medici, questo italiano che lo usiamo un po' così alla io scannato, si dice qui da noi, non lo so se si dice anche dalle vostre parti. Allora, avevo fatto un ordinino su YesStyle e qui c'è la bolla di accompagnamento nella quale sono descritte le cose che sono arrivate e come sempre di solito arriva anche la descrizione qua e gli inci e la composizione dei prodotti tradotta, vedete, in italiano. E qui c'è emulsione solare lenitiva all'aloe, crema occhi antirughe al latte di soia, emulsione antirughe al latte di soia, BB Amino Mandelic Acid 30 Serum, Airfit UV Defense Sun Cream, Kill Cover Glow Fitting Cushion Set, Free Gift Apricot Collagen Reaffirming Cream Mini. Mamma mia, ma come leggo male. Vabbè. Allora, andiamo a vedere le cosine che ho ordinato. Dunque, dunque, dunque. Questa è la crema. Capitoci qualcosa se vi riesce. Per questo che mandano le istruzioni in italiano. Ma questa dovrebbe essere una cosa al latte di soia, un prodotto che non ho mai provato. Ma mi sembra che sia tra i prodotti cruelty free perché l'avevo selezionato. Anche se ho i miei prodotti ormai super amati, super consigliati,
ogni tanto su YesStyle, se ci sono delle offerte, provo anche a testare dei prodotti nuovi per vedere se trovo qualcosa di più economico rispetto a quelli che uso sempre. Comunque qui veramente non si capisce niente. Che quale sarà questa? È qualcosa alla soia sicuramente. Ah ok, dovrebbe essere la crema occhi antirughe al latte di soia. E qui ci sono tutti lì. Ah, la taglio perché allora ragazzi, ad aprire, a fare questo movimento di aprire mi parte un dolore allucinante. Quindi la tagliamo. Che io pensavo che fosse contenuta qua e fosse tipo un refill, invece no. Eccola qua. È proprio un tubetto che non vado ad aprire perché ho già una crema antirughe aperta e quindi non voglio sciupare il pao. Questa è, non è coreana, ma è giapponese. Sto provando anche dei prodotti giapponesi. Quindi, crema contorno occhi giapponese al latte di soia. Leggendo sul sito, mi sembrava che potesse essere adatta alla mia pelle. Poi, vediamo un po' qua che cos'è. Best Anti-Aging Care Cream. Apricot Collagen Affirming. A giudicare dalla dimensione, mi sa che questo è un campioncino di crema rassodata. Eh sì, per forza, è una mini size. Yacht Firming Cream al collagene di albicocca. Questa è vegana, senza profumo, senza parabeni. Ovviamente per pelli non giovani. Ok. Questa non ho capito dove la fanno. Comunque, vegana. E è allora la Best Anti-Aging Cream. Ecco, è questa qua, che okay, è un campioncino. E qua ci sono tutti gli ingredienti. Che è, comunque al primo posto degli ingredienti c'è l'albicocca, l'apricot e l'albicocca. Ovviamente poi questi prodotti con calma li testerò e quando faccio il video dei prodotti finiti o delle recensioni, insomma, vi dirò cosa ne penso. Allora, questo costa un botto, relativamente, perché comunque la skin care, ragazzi, costa veramente cara. Non la skin care, scusate, il make up, quello buono. Allora, questo me lo sono comprato. Io avevo già il Kiehl Cover omaggiato dall'azienda. Mi era già arrivato come omaggio, però era in una tonalità molto molto chiara. Però devo dire che come formato, come tipo di prodotto, mi era piaciuto tanto. E l'altro giorno ho comprato i fondotinta e correttori low cost di Shiglam. Poi ho comprato il Good Apple di KVD, che tutti ne parlano strabene. Io la prima impressione non è stata buona, però potrei anche aver sbagliato ad applicarlo. Mi c'è caduto il pennello dentro, cioè della serie, a me piace anche molto bellino liscio, rifinito, invece mi c'è venuta una passata di pennello che non si affronta, orribile, cioè ho portato via mezzo prodotto. Però ho detto, cavoli, ho speso un sacco di soldi nel Good Apple, ma perché non mi compro la versione di quello del Kiehl Cover Cushion, che mi è piaciuto effettivamente tantissimo, che poi alla fine fra tutti i prodotti che ho provato come base, quelli che mi sono piaciuti di più sono quelli che mi manda YesStyle, eccetto per il colore che è veramente troppo troppo bianco. Infatti anche oggi sono bianchissima perché ho messo la BB Cream che mi è arrivata da YesStyle. Ma perché non mi compro uno di quelli di YesStyle nella tonalità forse un po' più giusta per la mia pelle? Allora mi sono ordinata questo qua, che costa sui 36 euro mi sembra. Ora voi avete comunque il codice sconto se usate il mio link, però considerato quanto ho pagato il Good Apple di KVD, questo è 36 euro, ma sono due, perché c'è quello di base
Guardiamo un po' la colorazione. Ah no, ok, è sigillato. C'è quello di base e in più c'è il refill. Cioè, quindi sono due ragazzi. Alla fine non è poi così caro. Considerato che comunque è un no transfer, è un fondo che a me piace moltissimo. E poi sarà che io che tendo a prendere troppo prodotto, poi faccio i mascheroni. In questo modo, usando questo il cushion con questa spugnetta qua, ragazzi, io forse applico il prodotto giusto senza esagerare e quindi sinceramente gira e gira di tutte le cose che ho provato mi sembra la soluzione migliore. Quindi ho detto, ma perché me la devo comprare? Ok, va bene, ci siamo già di più, vedete, guardate il colore, è un po' più scuretto. L'altro chiaro lo terrò perché magari posso usarli entrambi per fare dei punti luce e dei punti più scuri. Quindi questo l'ho comprato, l'ho ricomprato, diciamo, perché quello che mi era arrivato mi era piaciuto veramente tanto. È veramente un no transfer. Inoltre mi sembra abbia anche una bella protezione solare, infatti è un SPF 50, che io ragazzi da quando mi è presa la fissa delle macchie, che vedete qui, si vede. Perché comunque ho una BB cream, non ho un fondo coprente. La protezione solare ci sto attenta. Quindi sto usando le creme e poi sto usando anche il make-up. Quindi questo qui veramente io per me è un top, è un prodotto top. Ma lo vogliamo vedere subito sulla pelle. Ma sì, dai, vediamo subito che effetto fa. Vediamo subito il colore. Allora. Vedete, questo è bellino scuretto, eh? Che comunque è sempre chiaro. Ma rispetto all'altro che è super bianco, poi ne ho preso tantissimo. Poi lo so che non si dà il fondotinta sulle occhiaie, però e sugli occhi, però secondo me questo qui ha una texture talmente leggera che lo si può dare ovunque, non necessariamente solo, cioè evitando il contorno occhi. Allora, anche questo è molto chiaro, molto luminoso, ci scordiamo che comunque è roba coreana, giapponese, non mi ricordo di dov'è, però già ha una tonalità più giallina e meno bianca rispetto a quello che mi avevano regalato. E ora ovviamente un po' lucidino deve asciugare, però è un prodotto secondo me fantastico, veramente fantastico. Ok, e qua abbiamo il tuo refill che non guasta. Allora, poi qua mettiamo tutte le cose. Poi che cosa ho preso? C'è una cosa che era uno dei prodotti, uno di questi è un prodotto omaggio di quelli che mandano gratis, gli influencer praticamente se fanno degli ordini hanno sempre diritto a scegliere tra uno o due prodotti omaggio che poi sono prodotti sponsorizzati e devono essere mostrati poi in un video da qualche parte. No, non è questo, chissà qual è. Potrebbe essere questo della Benton. Sì, mi sa che è questo, il Defense Sun Cream. Ormai appunto sto facendo la scorta delle creme solari e questo era il prodotto sponsorizzato. Sì, è questo. Della Benton avevo già provato qualcosa. Allora, i pack sono tutti simili. Questo è quasi uguale praticamente al pack della crema solare che ho già della Cosa SRX che mi piace tantissimo, infatti l'ho riordinata. La sto usando come crema giorno. Come crema giorno usata da sola, quella lì della Cosa SRX è un pochino leggera se avete la pelle age e secca, però io metto sotto un'altra crema e poi quella, adesso ho quella della Youe che non è del, no, ho comprato su Amazon quella della Youe. Tra l'altro mi piace anche quella, e
l'avevo presa per portarmela in ospedale perché volevo delle cose pratiche, non da fare una skin care. Cioè, in ospedale mi sono portata un'acqua micellare, un'acqua idratante e una crema, appunto, perché se no non è che puoi star lì appena operata a fare chissà cosa. E questa è la stessa. Lo stesso packaging, uguale. Allora, Benton UV Defense Sunscreen Airfit. Centella, oh, scusate, c'ho scritto in italiano perché devo stare a impazzire. Vediamo un po' qual è. Eccola, Airfit UV Defense Sun Cream 50 ml. Vabbè, qui ci sono tutte le istruzioni. Non vorrei aprirla, sempre perché voglio aprirne una alla volta, quindi non la voglio testare subito. Comunque questa contiene anche niacinamide, quindi è una crema abbastanza adatta proprio per le pelli che tendono ad avere anche le macchie. Cooling e moisturizing e calming, quindi rinfrescante, idratante, emolliente. E calmante. No thickness e light texture. Che vorrà dire? Oh, non lo so. C'è l'olio essenziale di rosmarino, c'è la cica e contiene filtri organici. Ok, quindi questa, avendo filtri organici, potrebbe essere un po' sbiancante quando la si applica, al contrario dell'altra che ho. Però la proveremo, anche perché veramente sto usando la crema solare tutti i giorni, anche stamani per uscire me la sono messa. Poi ho messo la BB cream pure col... cioè, mai usata così tanta protezione solare in vita mia. Vabbè, è così, c'è la vita. Si chiude la staccionata quando vuoi, sono scappati. Ecco, questa invece è l'altra che ho già. Quella che sto usando adesso, che mi piace veramente tantissimo, mi piace tanto la texture, mi piace tanto la profumazione, mi piace com'è sulla pelle perché non tira, quindi magari se avete la pelle grassa, ma non credo che vi dia fastidio, però ecco, se avete la pelle secca, ragazzi, questa crema solare qui, protezione 50, scusate, ogni tanto ho delle fitte che faccio fatica a far finta di niente. Ottima, io questa qui proprio la straconsiglio perché poi oltretutto ha dei filtri chimici, però di nuova generazione e non sbianca, cioè ve la date, la pelle è normale, non è di quelle che hanno il filtro organico e però vi viene la faccia che sembra che vi siate spalmati la pasta di fissa, ok? Questa non la sto a togliere dalla confezione perché ho l'altra già aperta. Poi ho comprato sempre questo qui al latte di soia, che non mi ricordo cos'era, perché l'altro è il contorno occhi, questo dovrebbe essere crema. Ok, emulsione antiruga al latte di soia. Ora, io questa non ho capito bene, perché? Per essere una crema viso, mi sembra tanta, una quantità infinita. E quindi ho detto, sarà una crema corpo. Però se leggete sul sito, sembra una crema viso, quindi boh. E questo cos'è? Ultima cosa del pacco è l'acido mandelico. L'acido mandelico serve per le macchie, per schiarire la pelle e credo sia l'unico acido schiarente che si può usare anche in estate perché non è fotosensibile. Quindi è importante saperlo perché molti acidi, quando si comincia ad esporsi al sole, non vanno usati. L'acido mandelico lo si può usare anche in estate quando si sta al sole. Poi, sottinteso che quando vi esponete al sole vi dovete mettere la protezione solare, quello è. Ok? Quello è sottinteso. E ho preso l'acido mandelico, è al 30% un siero da usare proprio per le macchie. Ora però, ragazzi, non so quando lo... Anche qua non so se c'è scritto, no, non c'è scritto niente. Oh, come
Come mai non c'è scritto niente? Ah, ecco, era il corriere, qui tutti i giorni viene il corriere dell'Amazon, perché io su Amazon compro tantissime cose, poi intanto faccio la scorta su YesStyle, però su Amazon compro veramente tante cose perché è troppo comodo, ragazzi. Io poi che mi stanco ad uscire, ora poi che quando all'ospedale, quando una cosa, quando un'altra, cioè proprio non sono mai uscita. Quindi io tante cose le compro su Amazon perché mi viene proprio comodo. Poi con Amazon Prime non pago le spedizioni e mi viene comodo. Allora, dicevo, questo acido mandelico, da un lato sono tentata di provarlo subito, dall'altro avendo aperto il siero alla bava di lumaca, cioè anche avere troppe cose aperte tutte insieme, dice sì, qualcosa usi la mattina, qualcosa usi la sera, però la mensolina del bagno del mio marito è più di lì, non c'entra la roba, quindi cioè, è piena, quindi vedremo, però sinceramente avevo voglia di iniziare. Ora, guardate, ha coperto bene questo correttore, ha coperto bene, però avevo voglia di usare qui su questa macchia e si sta facendo notare, volevo provare a usarlo subito. Bene ragazzi, io sono molto molto contenta del mio bottino, mi piace veramente tanto quello che ho preso. L'unica cosa, ecco, questa è un salto nel vuoto, non so, è anche il contorno occhi, questi due sono prodotti che sono un po' un salto nel vuoto. Il cover so com'è, il COS SRX so com'è, la crema della Benton, la Benton è comunque una marca che avevo già provato e mi sembra ottima, e sì, vabbè, è tutto da provare, tutto da vedere, però insomma sono soddisfatta dei soldini che ho speso. Quindi vi lascerò giù in descrizione tutti i link alle cose che ho preso. Se siete interessati ad acquistarli, vi ricordo che c'è nei link c'è il mio codice sconto incorporato del 10%. Comunque in fase di carrello, se volete scrivete Arasule, e quindi così siete sicuri di avere il 10% di sconto. Io vi ringrazio ancora della compagnia, vi mando tanti bacini e alla prossima.